Niente indugi, niente pause. Abbiamo lasciato che c'era un nemico enorme nel luogo in cui siamo arrivati l'altra volta, risalendoci tutto il gioco al contrario, e sono intenzionato a capire che diavolo è. Mi fa una paura incredibile. Quello penso che sia evidente. È una specie di scimmia infocata, scheletrica, enorme. Bello. Demone dell'odio. 3 barre della vita. Il campo di battaglia è gigantesco. 3 barre della vita. La barra della postura pure era lunghissima. Non ci sono posti per appendermi da nessuna parte. Oltre lui chi c'è? Con chi ce l'ha? Quello per me è un no, eh. Secondo me a sto giro devo togliere il patto dei campioni. Lo sapevo. Ho una gran paura di un sacco di cose. In cima alla mia lista in questo momento c'è il Locon. Ovviamente crea ustione, parare i suoi attacchi è un dito nel culo. Non ho la più pallida idea di che cosa siano queste animazioni. Quando continua ad attaccare, quando si ferma. Tre barre della vita. Tre. Forse era una presa questa. Ah, mi sputa pure cose. Questa è verticale, è facile. Madò, quanto danno però. Che è successo alla telecamera? Mi ha dato una facciata. Anche le parate perfette non servono a nulla. Mi fa molto piacere. Non ho la più pallida idea di che cosa ho davanti. È persino peggio di quello che mi ero immaginato. Qui mi muore gente. Non si ammala, mi muoiono direttamente. Un'ora devo registrare? Un'ora starò qui. Garantito, lo so già. Questa è l'ultima cosa che vorrei vedere. Io se sto così vicino, no? Come lo schivo questo attacco? Ah, ok. Non l'ho visto alzare il piede. Se lo attacco abbastanza si stordisce. Ho provato a schivare quella pedata ma non ce l'ho fatta. Questo l'ho schivato. Anche se lui dice il contrario. Ustione. GG easy. Ci vediamo alla prossima. Qua la situazione è grama. Grazie. Per fortuna ho speso tutti i miei averi prima di cominciare a fare questa cosa. Me lo sentivo che sarebbe andata così. La porta si è chiusa. Ah no, è vero, sono stato teletrasportato da questo lato. Acquista emblemi? No. Quanti ne ho? 600.
Posso provare a sconfiggerlo solamente col veleno, se voglio. E perdere tutti i 600 emblemi nel tentativo. Ma posso farlo. Ma sì, le abilità, non c'è più niente che mi serva davvero. Questo cos'era? Aumenta l'effetto dei confetti. Puh. Spazzatura. Quegli attacchi non li ho neanche mai visti. Questo ce l'ho. Ammazza suono. Ah, questo mi sarebbe servito forse. Ecco perché la gente mi sentiva. Non ci ho pensato. Ah, pensavo di averlo già preso in realtà. Più emblemi. No. Più emblemi, più emblemi. Non ho. Ne ho 17 adesso. Con tutti quanti assieme ne avrei 20. Se me ne danno solo uno. 20 emblemi. Non è male. Scusate un po' di singhiozzo. Questo qui invece non mi serve. Quindi in realtà i potenziamenti che voglio ce li ho tutti. Questo mi faceva recuperare la stamina dopo un critico. E questo è l'attacco di estrazione rapida. Nient'altro che mi serve. Non posso usare questo, non posso fare questo, né tantomeno questo. Siamo a posto, cioè in realtà con le risorse sto messo bene. Non curerò nessuno finché non uccido lui. Quindi a sto giro posso davvero fottermene del male del drago. Morirò tutte le volte necessarie. È probabilmente l'unica volta da quando il gioco è cominciato che sento di dover morire parecchio. Posso saltare? Ah, non è così grande la OE. Forse mi conviene schivare verso l'altra gamba. E questo saltandolo l'ho schivato due volte. Schivando no. Stavolta mi ha preso in pieno. Forse devo correre lontano da lui. Vorrei muovermi. Per ora l'approccio più sicuro, tra tante virgolette, è stargli sotto, cercare di fare parry a zero, proprio niente. Stavolta ho saltato. Forse non ho fatto in tempo. Tranne i calci, forse quando gli sto sotto e faccio parry ai calci funziona. Meglio che schivarlo. Questo no. Questo proprio no. Forse è meglio se corro per quell'attacco. Ah. Allora, l'attacco che fa è poggiare la mano sinistra, no, destra, a terra. Trascinarsi. Se salto, mi colpisce con la carica? Oppure è solo la mano a terra che ha un hitbox? Di sicuro non devo schivare verso destra come sto facendo. Aspetta. Quella è la mano destra, ed è normale. La mano sinistra è quella demoniaca alla Manus. Ricorda una scimmia. È peloso e scheletrico. Nel santuario non c'è più lo scultore. Si è trasformato. Quando ci parlavi, parlava di un suo... Le diceva che non voleva sentire il sangue perché temeva di risvegliare cose. Ogni volta che faceva delle statue sembravano sempre più sanguinose. È questo che intendeva. Sapeva che sarebbe diventato così, se non si fosse contenuto. Ah, mi ha bloccato il ponticello che avevo alle spalle. Non ponticello, ma quella roba. Questo attacco è orribile. Ah, due! Non l'aveva mai fatto doppio. Si era sempre fermato dopo il primo proiettile. Ah, quante cose che c'ha sto coso. Ma questo in realtà è facile da vedere, perché si illumina tutto. Quando fa il pestone mi piace un sacco. Devo saltare. Poi si ferma. Prima mi ha spruzzato. Ok, ho fatto la stessa cosa. Di lato. Ancora. Spruzzo.
lo sta facendo. Devo prima correre dietro e poi saltare. Questo pestone è fantastico. L'ho fatto di nuovo, ho cercato di nuovo. Ma perché prova a schivare di lato? Poi da quel lato, non ha senso. Questo attacco è stupido? Non è stupido l'attacco, sono io che sono stupido perché faccio la cosa sbagliata. Mi accorgo di cos'è e ho sempre la stessa reazione. Vabbè, sta fase 1 non è così tragica. Via. Chissà perché non lo colpisco quando sono in aria. Che mi ha colpito? Bello che devo passare praticamente tutto il combattimento a colpirlo sul cube. Niente, proprio nulla. Sarebbe bello se anche questo mi desse la possibilità di attaccarmi. Mi sciotta. Dritto, cioè proprio... senza domande. Dipende da quanto mi trovo lontano quando lo fa. Non ho ancora provato ad avvelenarlo. Forse questa è una buona apertura. L'ho fatto di nuovo! Perché lo faccio? Perché vedo l'imbloccabile e vado di lato? Non ha senso. Sbagliato. Spero vivamente che si possa avvelenare. Perché con 3 barre della vita sarebbe molto utile. Dall'altro lato mi prende lo stesso, quindi è lui, devo saltare. Perché no, non può essere un affondo, non è una presa, è una spazzata. Il gioco la considera una spazzata anche se è verticale. Si gira da questo lato, devo andare dall'altro. Ah, non ho visto che alzava il piede. Salta! Va bene, dai, tanto qualsiasi morte è irrilevante. L'unica cosa che mi serve è fare esperienza contro questo coso. Devo assimilare ogni sua singola minuscola animazione e fare sempre la cosa corretta. È l'unico modo. Ho 9 fiasche, lui ha 3 barre della vita, vince chi fa meno cagate. Tra me e lui. La differenza è che lui può... o meglio, io devo reagire a lui e a lui non frega niente di quello che faccio io, più o meno. Quindi è tutto nelle mie mani. Non ho mai preso l'abilità per usare gli strumenti a mezz'aria, vero? Adesso mi sarebbe stata utile. Allora, restiamo anche che cerco di usare il veleno solo quando va a terra per uno stordimento. Perché è la finestra migliore che ho. Devo pararlo. La AoE dell'attacco è troppo grande. Bevo, stavo... ah, ok, non posso. Ecco perché mi dice di aggrapparmi per schivare quello. Salta! Non ho fatto in tempo, stavo spammando come un disperato. Quell'attacco è comunque proprio quello di Manus. Devo parare... l'avevo detto qualche episodio fa, non c'è limite all'autocitazionismo di Miyazaki. Ci ha rimesso Manus, però infuocato. Fico. In questo momento non si vede davvero nulla. Anche la telecamera, è parte delle citazioni. Chi dice che questo non è un Soulsborne è perché non ha capito quali sono le caratteristiche che rendono un gioco un Soulsborne.
La prima cosa da considerare è quanto fa cagare la telecamera contro i nemici grandi. E questo è un ottimo esempio che Sekiro è un Soulsborne. L'ho avvelenato. Ci sono voluti tutti i miei emblemi, tutti. Quindi non lo farò mai più nella fase 1. Non ha senso farlo. Però almeno so che posso. Dovrò vedere come cambiano la 2 e la 3. Almeno qui non mi aspetto sorprese una volta che muore. Perché non penso ci sarà qualcos'altro oltre le tre barre della vita che già ha. Ho paura. Non so se ho un'apertura qui oppure no. Sta cambiando. Sta cambiando alla grande. Questo è probabilmente lo scontro opzionale più difficile del gioco. Queste erano cose da monaco. Quindi aggiungere gli attacchi, ma restano anche quelli vecchi. Ho provato a parare. Siamo in un posto dell'arena che mi fa un po' cagare. Se mi raggiunge qui mi fa un favore. Doppio colpo? Stavolta no. Che bello che si mette in posa alla fine. Puoi non stare in quell'angolino? Io ho paura del muro. Cioè già tu sei grosso, se ti metti all'angolo è finita. Devi stare vicino a me, mi devi volere bene. Questo attacco non lo riconosco ancora. Questo è buono. Mi piacerebbe se lo colpissi quando vado a mezz'aria, però... sono un coglione. Ho la patente da coglione. Cioè è certificato. Mica uno qualsiasi, eh. Dove lo trovate uno che ha la patente da coglione? Dovrei contare le pallette per capire quando sta per fare la stance e dargli dei colpi gratis. Erano due calci, ma il secondo non si è neanche visto partire perché le animazioni sono fatte bene. Non le animazioni delle tre camere. Oh. Dai, ogni tanto riesco a colpirlo. Ah, fottiti. Dicevo a me comunque. L'ho riconosciuto. Ok, alza il piede. Però, come lo schivo? Devo saltare? Oppure colpisce anche in alto? Affrontandolo sta iniziando a piacermi. Niente veleno, è per dopo. Niente resurrezioni, perché potrei sbloccarne ancora. Uno e due. Si è andata a mettere di nuovo in quell'angolo. Fortunatamente questo non fa danno quando si prepara a saltare. Questo non mi ha preso. Maestro, quello non mi ha preso. Perché gli piace così tanto stare in quell'angolo? Odio questo attacco. Devo solo schivarlo bene. Non solo quello, ma la difficoltà di questo attacco è esclusivamente quella. Chissà se posso semplicemente correre, pensandoci. Non buono. Sì, almeno a quella distanza. Questa è una manata. Sta continuando.
Non so se sono morto di danno a un blocco, ma penso di sì. Perché sono abbastanza sicuro di averlo parato, quello. E il danno da fuoco... Il danno da fuoco? Me lo fa anche se devio. Quindi è una brutta combo quando ho poca vita, quella. Chissà perché hanno messo un santuario proprio davanti al boss. Mi piacerebbe provarlo un paio di volte. Senza avere... Perché mi ha colpito? Senza avere il debuff della campana. Non ho capito cosa è successo. Questo attacco non esiste. Non so neanche che cosa mi abbia colpito. Ma non ci posso fare nulla. Puoi venire un po' all'aperto, per favore. Ok, se salto in qualsiasi caso non mi prende. Sì, però se fai sta cosa sei davvero bastardo dentro. Bustione, un block. E non posso semplicemente correre a tutte le distanze. Pensi di aver trovato la cosa facile. Dice no, impossibile. Volevi un modo facile di schivare l'attacco? No signore. Devi fare i roll della speranza. Sarebbe bello avere un colpo, uno, garantito, se gli faccio un parry al pestone. Non è tanto da chiedere. Fatto parry, dammi un colpo garantito. Invece no. Sbalzato via nell'iperspazio, lui recupera prima di me, perché io gli ho fatto parry. Ok. Non so che lo faccio a fare, tanto vale che schivo, e allora recupero prima. No, ho sbagliato. Continua. Non posso bere, perché adesso fa quello. Ecco qui, il mio parry. Stavolta l'ho preso perché aveva la mano da fuori. Quando mi sentirò a mio agio in questo combattimento, probabilmente sarà il momento di utilizzare i confetti di Aku. Finora li ho evitati. Lo detesto questo. L'area è davvero enorme. So che stanno arrivando, ma non so dove andare. Buono, nel culo, tutto nel culo. Ma, se non mi colpisce proprio e non gli faccio parry, mi trovo in una situazione molto migliore. Non vedo nulla. Perché sei andato a mettere al muro? Due. Il terzo lo ignoro proprio. Mi ha preso, come? Ancora non ha fatto la spazzata. Beh, non c'è nessuna differenza tra un parry fatto bene e una schivata fatta male. Schivata, parata. Ho sbloccato la resurrezione, ma non ho il punto. Ovviamente adesso è inattaccabile. Se provo a fare così non prendo danno. Ok, però appena si risveglia posso fargli qualcosa. Devo correre di lato? Ho sbagliato a saltare? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7. 7 palle e poi posso attaccare io. Quindi i due attacchi nuovi sono quelli. Le palle. Volanti. E quello fastidiosissimo. L'ondata di fuoco. Vedremo nella terza fase che combina. Lì sarà un casino sicuro. Corro. Non faccio in tempo. Devo saltare. E aggrapparmi col rampino. Mentre lo sta facendo. Ustione. Per il resto resta tutto uguale. Che è ottimo. Peccato che mi faccio danno quando vengo. Quando faccio parry. Mi curo perché altrimenti mi shot. Sta facendo uno degli attacchi nuovi? No. Non questo. Stavolta forse è la volta che riesco a fargli più danno alla stamina che alla vita. Salta. Ok. Me lo devo dire ad alta voce perché altrimenti... No, saltare non funziona. Saltare non funziona, correre non funziona, l'area è enorme e non posso schivarlo. Cosa faccio? Le ho provate tutte. Contro quell'attacco non so cosa fare. Che mi fai comparire a fare? Il coso del... del rampino. Se mi dai anche la sbarra che non lo posso usare. Se non posso saltare. Che faccio? Mi toglie 3/4 di vita quell'attacco. L'area è enorme, non posso saltare, non posso schivare, non posso correre. Tutto il resto mi sta bene. Quello ancora non l'ho capito e per me non ha senso. Io riproverò a saltare perché magari l'ho fatto male. Ma non sono sicuro. La telecamera fa davvero cagare quando fa sto attacco. No, la telecamera... E basta. Senza quell'attacco. Fa cagare e basta. Questa è una spazzata senza nessun motivo. Oh, anche questo. Questo attacco si deve fottere tantissimo. Questo è quello che mi ha ucciso prima. Sono le uniche due cose che non mi piacciono di sto boss. Non un parry. Ah, ce n'è un altro. Di solito sono troppo sotto. Non li riconosco gli attacchi quando sono così lontano. Non li ho mai visti a questa distanza. Questa è una telecamera che conosco. Compenetrata dentro il boss. Quando sono vicino e mi fa quello, non mi disturba perché ci passo sotto al proiettile. E quando sto lontano, alla distanza perfetta, che non so che fare. Sbagliato, dovevo schivarlo quello. Come ho perso mezza vita? Mi ha colpito un'altra volta e non me ne sono accorto. Io faccio parry l'attacco col fuoco, però non posso evitare il danno. Mi aspettavo questo, grazie. Volevo curarmi, speravo che andasse dall'altra parte con la spazzata. Calcio. Forse è meglio schivarlo quello, va? La resurrezione l'ho già usata, 5 fiasche sono brutte, per fortuna ero abbastanza vicino. Vai giù. Ho riavuto un punto resurrezione, ma non lo userò. Se muoio preferisco tenermelo.
Ora mi sbalza via, no? Non posso evitarlo saltando. Un colpetto glielo do. Allora, lui fa questo. Se lo seguo. L'ha fatto. Ho saltato. Devo riprovare a correre. Magari non ha funzionato. Ma per me non ha senso. Quell'attacco per me è danno gratuito. E non me lo posso permettere danno gratuito, considerata la quantità di vita che mi toglie. Ah, sono a 0 punti abilità, ottimo. Di quello non devo più preoccuparmi, dei soldi nemmeno. C'è solamente la gente malata. Ma anche di quello non mi spavento. C'è un altro attacco. Badabam. Spero vivamente di farcela entro l'episodio di oggi. Fortunatamente nella maggior parte dei casi non è un pericolo per la mia stamina. Devo parare davvero poco. Questo è un combattimento diverso da quelli che abbiamo fatto finora, dove è tutto un conseguirsi di ferri all'infinito. Ed è fatto bene. Diversamente da quell'altro tizio, quello che avevi dovuto battere con i coriandoli, che pure quello non aveva bisogno di ferri perché non ti faceva attacchi di lì, però faceva cagare. Chiaro, questo va sconfitto così, quello andava sconfitto con il coriandolo, però non doveva essere obbligatorio il coriandolo. Uno lo poteva fare anche come l'ho fatto io, ma se lo fai in quella maniera è una delle cose peggiori che ci siano. Questo invece è divertente. Difficile, ma divertente. Alla fine gran parte della difficoltà sta nel fatto che mi fa un danno spropositato e che alcune animazioni di attacco non sono comprensibili. E che quell'attacco che mi ha ucciso due volte adesso nella seconda fase è merda. Non ci sono altri modi di metterla. Quella è merda. Ero convinto di avere tolto tutta la vita e potervi fare il critico. Due resurrezioni. Ne useremo una sola, ovviamente, qui, perché posso usarne una sola. Quali vere possibilità ho adesso? Stavolta, se vedo che sta alzando la gamba, io corro. Non mi interessa. No, mi prendo. Ho solo corso, non mi sono mai fermato. Il problema è che fa un attacco conico, no? Che parte da vicino a lui. Ah, non ho visto che fatigano le pallette. Gliele faccio usare tutte. Ho schivato male. Anzi, ho schivato. Se stavo fermo era meglio. Pessimo. Sono curioso di vedere quanto danno mi fa senza il patto dei campioni, ma non è quello il problema. Nessuna quantità di danno mi impedisce di sconfiggerlo, e non capire bene quello che fa a uccidermi. Se non mi colpisce, non mi fa danno. Ma come faccio a schivare quell'attacco? Io lo vedo, il segno del rampino. Ma che ce devo fare? Cioè, devo usarlo anziché schivare? Ma mi sembra che mi dia l'impossibilità di farlo. È sbarrato il segno. Forse lo guardo troppo tardi e nei primi frames invece lo posso usare ed è quello che sto sbagliando. È l'unica cosa che mi è rimasta da pensare. Perché altrimenti non ho modo di schivare sta merda. E ci starebbe bene un attacco che è schivabile esclusivamente con il rampino. Se però fosse segnalato bene, e quello non lo è. È vero che l'animazione in cui sta per fare l'attacco è abbastanza chiara, ma io non ho il tempo di vedere usa il rampino altrimenti muori. E quello ci vorrebbe per un attacco del genere. Il tempo di capire usa il rampino oppure muori. Palle di fuoco?
No. Non voglio più resuscitare nella prima fase. Qualsiasi cosa succeda, se mi capita muoio e basta. Mi conviene sempre conservarla almeno per la seconda, la resurrezione. Così poi ho un secondo pallino se eventualmente riesco ad arrivare alla terza fase. Ho sbagliato. Ah, le testate. Demone dell'odio. Ho sbagliato ad attaccare. Ah, fermati! Quanti ne fai? T'ho fatto pure perri. Che sta facendo? Non una buona prima fase. Era partita bene, ma poi ho preso troppi danni tutti assieme. Non si è visto, ma ho saltato. Ho paura delle palle di fuoco. Per fortuna non le ha fatte doppie, va? Ovviamente mancava un colpo, ho dovuto farmi fare tutto sto ripillero. Devo capire, prima che lo faccia, qual è l'animazione dell'attacco del rampino e anche quello delle pallette. Questo è facile. Di Alessandro l'imbloccabile, tanto beh. Oh, era questo. Era questo l'attacco, l'ha fatto da. Ok, dopo quell'altro. Devo capire se c'è una logica con cui fa gli attacchi in serie. Di sicuro lo fa quando si allontana solitamente. Quello fastidioso. Vediamo se lo fa adesso. Non mi fa usare il rampino. Non lo fa. Sono troppo lontano. Cosa si suppone che io faccia per quella mossa? Cioè, non esiste un attacco inschivabile. Perché dovrebbe essere così? Anche dirlo mi fa schifo. Non può essere un attacco inschivabile. Ma perché lo è? Questo non l'ho praticamente mai visto. Sono neanche a mezza vita e io ho una fiasca. Devo corrergli incontro. È questo l'attacco. Se lo fa sempre dopo la spazzata e solo in quel caso, allora ha senso. Aia, mi sono infilato lì sotto come se fossi una blatta sotto una ciabatta. Ho fatto pure la rima. Sto schifo di proiettile. Ah, è pure doppio. Testate. Prendo a katana nel culo, ti prendo. Cosa sta facendo? Non è così tanto diversa la seconda fase. Non ha senso che io prenda tutto questo danno. Stavolta non ne ho neanche fatto neanche una volta l'attacco delle palle. Perché ho schivato? Perché ho la brutta abitudine di provare a schivare quello? Non ha senso che io ci provi. Non è pericoloso. Non fa nulla dopo quello. Paro e amen. Quantomeno sto andando sempre meglio. E quello è un segno positivo. Quantomeno significa che qualcosa lo sto imparando e lo sto capendo. E non è che vado avanti per caso. Che può sembrare poco da dire, ma non lo è. Vuol dire che alla fine tutte queste morti mi serviranno a morire molto molto meno in futuro. E in futuro ovviamente intendo le prossime run. Più lo capisco sto tizio, meglio è. Calcio.
Altri colpi non mi interessano. Spammalo. Ero convinto facesse i proiettili. Per questo ho corso senza neanche cercare di schivare. Questo 2. Vabbè, non mi interessa. Ho provato a fare Perry, ma non era importante. Io mi faccio i cazzi miei, perché se fa il proiettile mi incula. Già. Attacco dall'alto? No. Calcio. Para, vedi? Che ci vuole? Para, non schivare. Schivare da finocchi. Per fortuna ho schivato. Ok. Il muro non mi piace. Questa mi sa che è la prima volta che ho portato giù prima la stamina della vita. Ho 9 fiasche, entrambe le resurrezioni, quasi tutta la vita. Quando dico quasi tutta la vita, intendo che se mi colpisce con la spazzata mi sciotta. Quindi dovrei curarmi in teoria. Però visto che la spazzata più o meno ho imparato a riconoscerla, questo mi prende. Ui, ho schivato, correndo all'indietro e saltando. Memorizza, Davide, memorizza. 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, sono 8. Poi mi mostra lo scroto. E io lo insulto perché sono discreto. Ho sbagliato. Fammi schivare. Ancora, basta! Quanti? Proiettile 1. E basta. Corri all'indietro e salta. Sì! Ce l'ho fatta! Ah, mi sento una persona migliore. Wow! Non pensavo facesse uno scatto in avanti così. Ti ho chiesto di usare una fiasca. Ti ho chiesto di usare una fiasca. Gioco, ascoltami. Grazie che poi prendi danno come un minchione. Calcio. Perché non l'ha schivato? Madonna, ma perché all'improvviso fa cagare? Non sono io, giuro, è lui. Cioè, sono arrivato alla seconda fase con tutte le fiaschette. Ne ho bruciate 5 in mezzo minuto. Basta attacchi. Ogni tanto si ferma al calcio, ogni tanto continua con quell'altra merda. Fai questo sempre e basta. Non esistono gli altri attacchi, solo quel calcione. Ok, ignoralo. Corri all'indietro e salta. Ui! Ah, Madonna, come me lo puoi succhiare adesso? 2, 3, 4, 5. Perché mi ha colpito? Perché mi ha colpito? Ha sempre funzionato correre di lato. Miyazaki stavolta ha detto no. Mi spiace, non hai trovato un modo per schivare l'attacco. Ho continuato a combatterci solo perché posso tranquillamente arrivare alla terza fase in questo momento e vorrei farlo per vedere che tipi di attacchi fa. Ah, e saltando all'indietro posso recuperarlo. Perché non ha schivato? Wow. Non è parato. Il gioco mi odia. Ero convinto che questa arena fosse enorme, in realtà non lo è. Stavolta mi ha preso. Ok, perché non posso correre solo all'indietro, devo correre di dietro a un certo angolo, altrimenti non funziona. Ehi, solo perché l'ho schivato un paio di volte non significa che quell'attacco faccia meno cagare, eh? Però un passo alla volta. Cerchiamo di non fare troiate, di non farci colpire da cose che non mi devono colpire, tipo le pallette volanti, e andrà tutto bene.
Cos'è questo? Non ha mai fatto quell'attacco. Almeno da quando ho cominciato a studiarmelo per bene. Ma perché attacco? Perché attacco? Perché c'ho sta mania che voglio fare le cose io? Non esiste in questo gioco che faccio le cose io. Questo gioco si gioca da solo. Vabbè, i due calci sono innocui. Non so cosa sta facendo perché non vedo nulla. Questo è buono. Ok, danno gratis. Diciamo che ci fermiamo qui. Non lo inseguo perché ho paura dei proiettili. Che non ha fatto. Come ti conosco bene. Ho parato, sono un minchio. Oh no, andato tutto bene. Proiettile? No, ma va bene. Buonissimo anche questo. Non una brutta prima fase, mi ha colpito una volta. Ho dovuto usare una pozione. Ci sta. Dovrei recuperare la vita che mi ha tolto con questo critico. E quindi anche quel danno da fuoco gratis non è esistito. La resurrezione. La fiasca. In teoria stiamo messi bene. Ah, niente. Non ci posso far nulla, sto attacco mi fa ancora cagare. Però da questa distanza lo fa. Certo che lo fa. No, è un altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Spero non vi dispiaccia se conto ad alta voce. Lo so che non è il tipo di commento di più emozionante che esista al mondo, però in questo momento non ho voglia di parlare della mia filosofia in merito della vita. Preferisco capire che cazzo sta facendo sto tizio. Calcio. Altro colpo. Ok, niente panico. So gli attacchi. Questa era solo una spintarella. E posso tranquillamente parare. Tipo questo. Secondo è colpo di fuoco. Poi c'è il calcio. Stavolta non l'ho fatto e ho avuto un culo bestiale. Perché la parata, la spazzata doveva colpirmi. Non lo fa sempre, ok. A volte decide di no. Ho paura che lo faccia adesso. No. 6, 7 e 8. Devo cercare di avvicinarmi mentre le fa. Però prima mi ha colpito, quindi ho paura. Para. Senza paura. Salta, per favore. Se fa quella merda, sto lontano. Fa quella merda. Sto lontano. Così lontano che non ho potuto usare il rampino, ma non mi importa. 4, 5, 6, 7 e 8. Stavolta ero messo giusto. Ottimo. Calcio. Altro colpo. Se sto da quel lato non mi colpirà mai. Ah, giusto. Sta di lontano. Perché fa questo? Non mi interessa che non mi ha colpito. Stare lontano è la chiave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sei mio. Non ti ho colpito neanche una volta. Perché salti? Stai vicino a me, ti voglio bene. Lo so che ho detto tante cose brutte su di te, ma giuro che sotto sotto ti voglio bene. Tranne quando fai quello. Ok.
Fatti i cazzi tuoi. Stai lontano. Meglio non rischiare. Fase 3. 7 fiasche e la risurrezione. Ma non so che cazzo fa. Ha il veleno anche. Questa è una super spazzatona. Doppia. Crea un anello di fiamme. Quindi non posso più andare da quella parte dell'arena. Per il resto cosa cambia? Ok, si è tolto. Wow. Non so se è una buona idea attaccarlo. Questo è quello doppio. Avvelenalo, ti prego. Fai un colpo col piede, per favore, che non posso uscire da qui dentro. Calcio. Non penso si sia avvelenato, eh. Ah, ho finito i posi. Fa niente. Tanto non mi serviva, parlo. Era solo per... perché sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E poi insultagli lo scroto. Va bene. Parato. Ok, due colpetti dopo il parry glieli posso dare in realtà. Non fare l'imbloccabile. Sapevo che l'avremmo fatto. Da vicino non mi preoccupa. Anzi, è un'ottima apertura. Però ho paura del dopo. Ho sbagliato. Ho paura di adesso. Era un'altra spazzata. Tre fiasche. Mi ha spaccato. Oh, scusa, puoi parare? È andato tanto bene fino ad adesso? Possiamo finire in santa pace? No. Chiaramente la risposta è no. Lo uccidi, per favore. Cioè, dai. Avevo 7 fiaschette fino a un minuto fa. Per fortuna ho giocato bene fino a sto punto, perché altrimenti la prendevo in quel posto pesantissima. Un'ora per ammazzarlo. Questa è la prima volta che abbiamo seriamente difficoltà a fare qualcosa. Però con il danno che mi faceva, la vita che aveva, il pattern degli attacchi, eccetera eccetera, era un po' un problema. La parte più difficile è stata trovare il modo per schivare quella lunga ondata di fuoco. Quando ho capito quello e un po' gli altri attacchi, quando dovevo attaccare io, la pazienza, mi è piaciuto molto come combattimento. Un po' lungo, non so se era necessario farlo in tre fasi, però è carino. Prega ad un idolo, affronta i ricordi, bla bla bla. Demone con un braccio solo si aggirava nel campo di battaglia. Ah, è lapislazzuli, fichissimo. Quindi adesso ne ho un altro. Anzi, due me ne ha dati. Ottimo, e 15.000 punti. Ah, che mi danno un punto esperienza. Fico. Questa zona ha due punti di salvataggio. Di preciso, dove sono? Ah, qua... siamo qui, mi ha teletrasportato qui, all'uscita del castello di Ashina. Anzi, all'ingresso del castello di Ashina. Ecco perché era inaccessibile fino a questo punto, perché mi ci trascina lui, con la forza. Con la violenza mi porta qui. Ho un ricordo. Usiamolo. Pensavo che 10 fosse il massimo, però. L'uomo che non riuscì a divenire Shura divenne invece un tramite per le fiamme dell'odio.
Solo quando divenne un demone riuscì a lasciare questo mondo. Che vuol dire non riuscì a divenire Shura? Non lo so. Sono più fico. Acquisisci abilità. Non lo posso fare. Non mi ricordo quanti punti mi servono. Anzi no, non mi ricordo cosa voglio adesso dalla vita. Quindi mi sono indifferenti i punti abilità in questo momento. Soldi? Quanti me ne ha dati? Niente. Fico. Per fortuna li avevo usati tutti. Due lapislazzuli. Significa che io adesso potrei potenziare lo Shuriken, ma non me lo faceva fare. Che altro c'è adesso? Noi siamo qui. Ai dintorni di Ashina. Muro esterno. No, non qui. Siamo al castello di Ashina. No, queste le ho viste tutte, giusto? Qui mi mancavano queste. Il fortino alle porte del castello che sta dietro di me adesso. Giusto. Vediamo di raggiungere quell'altro santuario e poi possiamo chiudere tranquillamente. Quello è il luogo da cui abbiamo cominciato lo scontro ogni volta. Il nuovo santuario. Fico sto boss. Mi piacerebbe rifarlo, anche adesso. E sono convinto di quello che ho detto prima, eh. Tutte le morti che ho fatto adesso sono morti che mi risparmierò più avanti. I suoi attacchi sono molto ben leggibili, molto chiari. Hai un sacco di aperture. Devi solo giocare bene e ricordarti le cose. Fine. Coriandoli, castagnole, ferro di recupero, seme di zucca. Ho già comprato tutto quello utile. Il resto non mi interessa. Possano. Devo controllare quanti soldi ho da utilizzare. Ah, era meglio se mi curavo. Alfalo. Sei lo sai, non è vero? Tu sai chi era il demone con un braccio solo? No. Secondo me era il tizio, lo scultore. Che destino. Bruciare nelle fiamme dell'odio e soffrire come un demone per l'eternità. Tu hai messo fine alla sua... Non me lo dice, eh? Fa la preziosa. Un consiglio. L'odio che convogliava non ha più un tramite per ora. Più a lungo infurierà la guerra. Più ciò non significa che tu debba prendere il suo posto. Mi avvisa che potrei fare la stessa fine. Allora tu hai delle cose che... Ok, mi caccia. Allora tu delle... Non mi dà neanche degli indizi. Goccia del sangue di drago. A proposito, nessuno mi si è ammalato. Però non mi fa uscire da qui. Ah. Ci sono rimasto male. Perché? Ho modi alternativi per andare lì dietro? Sicuramente non da qui. Sicuramente non da quest'altro lato. Perché era troppo alto. Forse sì. No. Aspetta. Qui ci arrivo. Non si aggrappa? Sul serio? Sul Sekiro? Perché? Scusa. Che con il platforming non ho un buon rapporto. No, non si aggrappa. Mi impedisce di fare un'operazione così semplice e banale come scalare questo muro. Perché? Perché la From non vuole che tu vada da quel lato. Perché? Non lo so. Questo non lo capisco. Perché da qui sopra non c'era niente che mi aiutava a trapassare. A meno che non si è creato magicamente un buco sul soffitto. Da qui non si va da nessuna parte. Ok. C'è di nuovo un forziere. No, questo è quello che ho aperto. Ma noi dobbiamo andare da questo lato. E magicamente è chiuso. Sopra non c'è nulla. La vita fa schifo. In sintesi, la vita fa schifo. 2000 più altri 4000 più 1500. Quindi ho 7500 da parte. Torniamo qui. L'episodio di oggi è chiaramente al termine. Mi dispiace che sia stato quasi esclusivamente la boss fight.
No, diciamo esclusivamente la boss fight. Due chiacchiere con la vecchia non contano. Però almeno l'unico boss su cui sono stato un'ora è questo. Quello che si è avvicinato di più era quello che ho fatto senza i coriandoli. Perché sono stupido. Testardo più che stupido, dai. In quel caso era tutto qui. Testardaggine. Cinque lapislazzuli ho. Chissà se si possono trovare tutti quanti. Ah, ne chiede 3, 6, 8, 10 in totale. E ne ho 5. 6 se considero la carpa. Ne mancano 4 per poter potenziare tutti gli strumenti a livello massimo. Però non ho trovato il potenziamento unico per gli shuriken. Questo potenziamento unico. E basta, credo. Mentre ho trovato quello del getto di fuoco. E restano i fulminato di mercurio. Quello non so dove recuperare, però quasi sicuramente ne troverò ancora nella zona del castello, nei dintorni di Ashina. La prima area di gioco, quella che ancora dobbiamo riguardare come si deve. Quello che abbiamo fatto l'altra volta, in pratica. Devo ripartire adesso. Vediamo, mi manca questo, che è da capire come raggiungere, perché da qui non penso di poterlo rifare. Questo è dove ero diretto, ma mi ha impedito di andare il boss. E questa è la primissima zona. Non posso teletrasportarmi qui perché ci sono già. Ora, queste due sono completamente inaccessibili perché il boss ti taglia la strada? Oppure ora che l'ho sconfitto posso andare qui? A piedi? Questo qui. Come lo raggiungo? Faccio un controllo qua. Vedo se per caso posso passare, ma io mi ricordo il muro. Quindi probabilmente non c'è storia. Prossima volta. Eccolo, infatti. È passato Donald Trump. Da qui non si va. Non mi fa neanche saltare sul muro. È proprio una barriera. Ed era l'unico modo di andare di qua. Il passo del serpente. Va bene, vorrà dire che la prossima volta, dicevo, riprenderò da quello più, ecco, da questo, dal più lontano che abbiamo trovato. Cercherò di arrivare di nuovo a questi. Se non riesco perché c'è il muro, devo solamente rifarmi la zona dove c'erano tutti i nemici che ho provato a rushare, arrivando poi al boss. Così mi ripulisco lì, vedo se ci sono degli oggetti utili. E poi basta, non ho più alternative. Non so se posso arrivare a quei due falò e a quello vicino. Al cortilone dove abbiamo sconfitto il boss. Per oggi è tutto. E poi ovviamente fate queste cose. Se non riesco o se riesco, ci tocca andare ad aprire la porta con la chiave che abbiamo ottenuto. Sono abbastanza soddisfatto, poteva andare peggio. Ad esempio se stavo ancora combattendo col boss. Per oggi è tutto, posso andare a dormire felice. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.